Ammazza che infami! Ammazza che infami! Io il video lo comincio così, come uno sfogo, ma la Roma ha vinto! E sono 3 punti fondamentali per la qualificazione, contro la squadra che se non erro era anche prima. Ma che infami! Dalla tribuna è volato un oggetto sulla testa di Pellegrini, ma stiamo scherzando! Ma stiamo veramente scherzando? Ma che schifo è! Ma io vi giuro, sono sbroccato appena ho visto sta cosa. Io avrei detto 3-0, tavolino a casa. Peccato che la Roma sta già vincendo 3-0. Sti rosiconi, sti rosiconi. Capito, sti turchi qua che hanno fatto? Hai capito? Fammi sta zitto, non dico niente. Se no poi dicono che sei razzista, se no poi ti segnalano, poi ti bloccano, ti denunciano, ti rimo... No, diciamo quello di no. Però ragazzi... Godo il triplo. Godo il triplo, ma è una cosa gravissima. Ma veramente grave quella che è successo. Veramente molto grave, non si ripete più. Sembra che sto a fare la manzina come se fosse a scuola. Comunque, e ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video che è Pablo Giallorosso. La Roma vince e distrugge la squadra turca, l'Istanbul Başakşehir, ex squadra di Cengiz Yunder, che oggi è entrato al 71esimo minuto. Mazza, quanta cultura. Volevo dirvi che il primo tempo non l'ho visto molto bene, l'ho sentito perché sono stato in televisione, per chi non lo sapesse, eh sì, collaboro adesso in una produzione televisiva, seguitemi su Instagram per sapere i dettagli, non è che vi posso dire tutto lì su YouTube, ragazzi, no. E quindi il primo tempo lo sento, vedo che Pellegrini è entrato subito bene nella partita perché fa 2 assist. E si procura il calcio di rigore, poi realizzato da Veretout, mi piaci tu. Io mi sono chiesto, strano che non l'abbia tirato Kolarov. Si vede perché già ne ha sbagliati 2 quest'anno e Veretout che è un rigorista, ne aveva già segnato uno se non sbaglio. Magari per sicurezza, per sbloccare bene la partita, l'hanno fatto tirare a lui. Sono contento perché Veretout sta giocando delle partite sensazionali. Per me è un giocatore in quel reparto essenziale. Secondo me, ecco, Veretout è il calciatore che più ci è mancato l'anno scorso. Un calciatore che si sacrifica, che corre, c'ha tecnica e si prende in mano il gioco e anche la parte più delicata del campo, dove da poi deve dare equilibrio, no, alla manovra. Quindi Veretout spaziale. Kluivert, ragazzi, che lo prende un giocatore da me falciato nell'ultima partita, io l'avrei voluto uccidere, penso, però non alla violenza, quindi l'ho lasciato in vita e questo ha premiato il fatto che oggi Kluivert abbia segnato il suo secondo gol in Europa League. Anche lì protagonista Pellegrini, che è entrato veramente, rientrato dall'infortunio in una maniera fantastica. Sono contento perché non è facile stare fuori un tot di tempo e rientrare già in un modo così limpido. Dzeko, ragazzi, segna, continua a segnare il nostro bomberone. E che dire ragazzi, sono contento, erano 3 punti non facili perché comunque sia tu sei andato a giocare a Istanbul, soprattutto in questo contesto storico, andare in Turchia non è del tutto ottimale, del tutto favorevole, nonostante questo, nonostante la pressione di casa, no? Per noi la trasferta, la Roma è riuscita a imporsi, a imporre il proprio gioco, ad avere carattere, a prendere 3 punti, ripeto, fondamentali, non importanti, de più, fondamentali. Abbiamo vinto anche scioltezza, seppur nel primo tempo ci sia stata giusto un'occasione per la squadra di casa. Un po' animata nel finale, tant'è che il recupero è stato di 7 minuti. Mancini a una certa è sbloccato. Mancini sblocca in ogni partita, è assurdo. Mancini sblocca in tutte le partite, io lo amo per questo. Uno che c'ha carattere, che non te le lascia di. Soprattutto a un turco, dopo che quello che è successo a Pellegrini. Ma guarda, io non sono multe. Io pretendo che quel tifoso, boh, non so come funziona la giustizia in Turchia, se esiste, se non esiste, non lo so, non mi permetto di giudicare un altro paese, ma io fossi in Italia, avrei preso quelle telecamere, via, mai più in uno stadio perché non esiste. La penso a questo video posso finire qui, lascio like, commento e iscrivetevi, sono contento che sia tornato anche Spinazzola in campo, che sia tornato Mkhitaryan, da proprio Giallorosso è tutto, adios.